20 puntate in 3 anni! E quasi un mese. È tanto? È poco? È poco, eh? Ma ho fatto pure altri video! Dai, 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 che ci metterò meno di 3 anni a finirla! Giuro, giuro! Stiamo a più di metà! Pensa che avrai ancora tanto tempo con le puntate belle fatte da me! A ridere, a scherzare, ma anche pensare! Con pure gli altri video che farò! È una cosa bella! Pensala così! Devi pensarla così, please! E quindi... 20ª puntata del libricino del mondo! Muori! Anno nuovo, sigla nuova! E allora? Oh! Piano! Queste sono le droghe, queste sono le droghe, queste sono le droghe, droghe! Non ci sto capendo un cazzo! Tutti spoiler! Madonna, stanto in mano! Che bordello! Che macello! Nier è bello! Io so bello! Finito? Tappos? Hai fartato pure il cantante! Cos'era il cervello di Luke? Sì, di Luke. No, un saluto. Di Luke in assistenza. Vabbè, in assistenza, sì. Alla Apple! In astinenza de mele! Mi piaceva di più la sigla vecchia. So gusti, torniamo finalmente dalla nostra task force preferita. L'avevamo lasciati nel bull mezzo della grande scoperta della morte di Hattori. This was the first reaction, shock. Shock because... E il meme del mese ce lo siamo levato. Chi andrà nell'aldellà sta settimana? Chi raggiungerà il mondo dei più, che so sempre dei più, grazie a noi? E più, ti ricordi, ha proprietà transitiva, noiati da Rowling, transitiva. No, nel senso, che dice che se famo secco quello o quell'altro, il risultato non cambia. Noi li transitiamo nell'aldellà. Abbiamo capito, ammazzate la gente. Ok, l'avevo detto io, l'avevo detto. Ma, suda, netta. No, com'era? Che c'è? Vogliamo parlare un po' di Hattori, piccolo angelo? Nah, sti cazzi. Hatoki? Ma perché non siamo sempre stati 7? Passiamo allora a Eraldo, Giovanni e Giacomo Coil. E qua dicono che hanno pagato 5 milioni e non 2. Ma non ti dicono i motivi del perché hanno alzato il compenso. Meno male che te li ho detti io nella puntata prima. Marchetta, fatta vedere. Guarda pubblicità. Ma in questo rapporto su L, dov'è il volto? Dov'è il nome? Ci ha scammato! Protesto! Ma dagli tempo! Ci consiglia inoltre De Staboni a uccidere la gente convenientemente favorevole alla crescita della Yotsuba ogni weekend. Raga, ma è un bel consiglio, per carità. Il fatto che non ci avevamo pensato da soli in quanti siamo i più svegli da Yotsuba poi la dice lunga su quanto dureremo. Ma mi pare tanto una cosa alla... Non ho fatto il lavoro mio che mi hai chiesto, ma mi salvo dicendovi una cazzatina, però ho fatto quest'altro per tenervi buoni. Vedi, vedi, sono utile. Noi abbiamo chiesto questo rimborso. Infatti nel fumetto il rapporto dice di più. Gli spiega anche chi è Watari, per esempio. Sta figura buco nero che se fa vede e non se fa vede al posto di L, che comunica con la polizia. Minchia, sniccione! Questo è importante. Va bene, non l'avevamo buttati sti sordi. Ritiro la controversia. Suppai pelle. Ma stanno a confessare. Sì, quindi avevamo vinto. Yatta? L non sembra molto contento di come stia andando la situazione. Ma perché? Avete risolto! Stavolta il grande fratello ha funzionato! C'è un piano solo, sì, mettete le camere, stacce, daje con le decisioni irrevocabili! Chi mette mal contrario? No, troppo, troppo. Ammazziamo questo delle elf assicurazioni. E chi la gestisce? Legolas! Dai, lo famo ammazzare da un orchetto, così Gimli vince pure la gara. Ok! Tutto qui! Basta questo per uccidere una persona? Che lo decidano? È già morto? Controlla un po'. Chiama Orlando Bloom! L'aceto balsamico di Modena Ponti rende irresistibile qualsiasi cibo. Continuano a confermare tutto quello che hanno sempre sospettato. Come ammazza Kira, le morti accidentali, per malattia, d'infarto. Arrestamoli! No!
quelle che vuoi. PS, proprio sicuri sicuri sicuri, al non posso obiettare ma devo abbozzare per 100, dovremmo almeno aspettare che ammazzino Legolas. Ma mi svacchi tutta la compagnia dell'anelle! Tolkien se incazza! Ma non volete che muoia mai nessuno! Non si può lavorare così! Mazzuta, l'emo salvato l'altra puntata! Fatemi contento a me sto giro! E adesso Boni, che sto a fare la torre de babelle iperglicemica, che sfida Dio! No! Ne la faccio più. Ragazzi, ci servono le prove certissimissimissime. Dilettanti! Dilettanti! Come fanno ad ammazzare? Tu l'hai capito? Tu? E tu? Ah! È per questo che stiamo a indagare. Veramente no. Stiamo indagando per salvare vite. Ritiralo subito! No! Anzi, mo li chiamo! Ciro, per cortesia! Mo non te sbrocco perché non sei Mazzuta, perché se lo faceva Mazzuta, sai, è botte che gli davano. Ma siccome Ciro non per cazzo, tutti a dargli retta, vabbè? Ma non c'hai un camion da dirottà? Vatta a fa pianco colonna in angolo! Dobbiamo fermarli! Ma voi mi state boicottando, ragazzi! Siete voi, Kira! Gli animi si scaldano, la rabbia offusca i giudizi. Quindi tocca a Light rischiarare la situazione tenendo fede al nome che porta! E invece no! È Mazzuta a parlare! Perché L, come ti ho detto, vuole delle prove. Un'arma, qualcosa. Ma come fa ad essere sicuro che esistano queste prove? Magari è veramente un kami, uno shinigami. E come lo sgami? Shinisgami. Che ammazza con la forza del pensiero. Cosa ti rende così sicuro dell'esistenza di queste prove? E risponde Mazzuta, che ha capito che L è sicuro perché Kira ha ucciso Lind, scioglievolezza Taylor e gli agenti dell'FBI. Perché l'ha ammazzati? Perché ha paura. Paura di essere beccato, perché queste prove esistono evidentemente e sono sufficienti per fargli passare i guai, quelli abbastanza considerevoli. Bravo Mazzuta! È un periodo che dà grandi soddisfazioni. Questo è quello che mi ha detto Aizawa. Ma va a cagare, mi ci ha pure fatto credere che eri sveglio. Però no, ritiro il va a cagare. Bravo, bravissimo. Perché non frebuti? Il merito è di Aizawa. Ancora più bravo, Mazzuta è bravo. Mo tocca a te Light. Dopo il senpai. Ti sta allarga troppo ste puntate. Come? Le tue abilità qui sono sprecate. Grazie. Ryuzaki. Echilo. Se popoli dovemo chiamare. Ma chi l'ha deciso? Non abbiamo detto di sì. Ma la vita è sacra. Se lo dite voi, semi-shit. Li chiamerò io, prendendo in prestito il tuo nome. L Freebooter. Chiamerò qualcuno che ha una certa influenza. Se metteste la mascherina allora. Nozi, ok? Ma che non dovrebbe essere Kira nel gruppo? Oh, il quizzone! E quella persona è... Morfeo Freebooter! Piton Freebooter! Mazzuta, non strafare, non rovinare la win streak. Scusate. Piton Freebooter, detto Namikawa. E conosciamolo meglio, questo Namikawa. Tanto questo episodio sarà lunghettino, guarda già quanto ho scritto, vabbè. Reiji Namikawa, 30 anni, single. Pensa solo a Lily. No, basta. Direttore del reparto principale per il commercio della Yotsuba. Laureato ad Harvard nella facoltà dei Micabruscoli. Gli piacciono i soldi e farne altri. Odia chiunque sotto un reddito di 60.000 euro. Per lui il più grande difetto di una persona è la carità. Harvard, cioè, ha studiato, è stato 6 anni in America. Ma la cosa bella che avevo notato è che ha pure raccomandato. Perché il padre è il presidente della filiale americana della Yotsuba. The first reaction. Me coglioni. Quello che mi colpì è che so tutti raccomandati, tutti. So tutti laureati, vabbè, con super curriculum. Ma questo è secondario. È più importante essere raccomandati. So tutti i figli di qualcuno, nipoti di qualcun altro, biscuccini da zia del capo d'universo. Anche Hattori era il figlio illegittimo del presidente vero proprio, no, dalla filiale da Yotsuba. Di tutta la Pagnotsu. Hanno ammazzato il figlio del presidente così. Hanno ammazzato Jon Snow. Brutti bastardi. No, il bastardo era lui. Torniamo alla puntata. Di chi è? Io sono Kira. Ah-ha! Non lo so perché l'ho detto, giuro. Io sono Anna. Ammazza che figata dillo, mo te capisco. Fa sempre certo effetto. Sappiamo tutto.
Fidati, ti prego, non mi fa fa spiegone. Non mi fido. Primatori, poi Legolas. Che per me facevate bene. Sì, sì, le prove. Anche, ma pure perché, sto per dire una cosa forte, io tifo per Sauron. Scusi un attimo. Ma che cazzo dici? È un imprenditore che si è fatto da solo, va bene? Compreso l'Anelli. Ha iniziato come fabbro, quando è arrivato guardava tutti col telecamerone come me, dalla sua torre come me. Gli piaceva sta per cazzi sua come me. Io lo capisco. E ecco, discorso, diciamo, io sono quello. Ma questo già ho detto. Ecco, avevo beccato. Namikawa per la pezza diventa viola. Il colore suo è il viola, quindi finora rosso, blu, giallo, viola. Oh, se sei daltonico, te lo dico io. Rosso, giallo, blu, viola, nero e più. I colori Power Key Rangers. Adesso le farò una proposta, le ho provate. Contromossa di Namikawa, sguardo cattivo anni 30 con taglio di Lucius. Madonna che bello! Stanno parlando al telefono? È più fomentante di un battle shonen! Adesso lui gli risponde, ma anche quello è forte da cazzo, dai! Perché? Perché usi il cervello! Visto che sei forte! Ma troppo buono! Si figuri! Cappotta l'altri! Affinché rimandino le morti di un mese! Va bene! Anzi no! Kira se mi ciocca mi fa secco, vero? Ma io te manno al gabbio! Hai capito? Per sole a scacchi! Senza manco a regina! Potrei dirle così, ma invece lei deve stare tranquilla. Ah sì? Eh sì! Io voglio solo Kira. Voi siete dei piccoli angeli. Siete stati traviati da quel cattivone. Come i mangiamorte. E lei? Non ci posso credere. Come Piton sia la mia spia. Tanto ci ha abituato. D'ora in poi mi chiami col nome in codice Sielente. Quindi se vincerò io, lei continuerà a vivere nella bambaggia. Ma se invece vincesse Kira, lei continuerà a vivere nella bambaggia. Beh, se la metti così. Bravo lui, come fai fai bene? Sei il mio PokéChamp. Va bene, arrivederci. Ok, tu ma... Porco giù, bevendo tu... Ciao. Chi era? L! Ci hanno scioccato! Siamo finiti! Scherzo! Era uno dell'Enel che voleva farmi usufruire della grandissima offerta solo per oggi, ma ogni giorno chiamiamo. Andiamo avanti. Mi piace il tuo piano, a parte che fa schifo. Al piano ci penserò io. In questo modo diventerà ottimo. E lì cappotta. La terra di mezzo è salva. Convince tutti, tranne Shimura, che lo guarda come una rana guarda i fari dentir. Che c'hai, zi? Ma tu hai il cellulare qua dentro? Sì. Ma manco l'hai spento? No. Ma stiamo a parlare di omicidi. Dovresti togliere proprio la batteria. Regà, ma dove andiamo? Ci avevamo le puntate contate. Ma no, sei paranoico. Forse dovresti seguire Atori. È finito tutto, beh, grazie a Light, che li ha convinti a rimandare gli omicidi. E si è guadagnato anche... E si è anche guadagnato una spia che non li tradirà, perché ha tutto da perdere e niente da guadagnare. Ci è riuscito rassicurandolo, non minacciandolo, perché se piano più mosche col miele. Bravissimo Light, Oscar per lui. Anzi, David di Donatelle. Ciao. Perché? È una malattia. Mi vengono in mente, vorrei tagliarle, ma non ce la faccio. Soprattutto ha pensato di fare tutto questo prima di L. Come prima di L ha sospettato della Yotsuba. Questo mi fa pensare, sai. L, Light, fallo parlare. Si sta aprendo. Forse tu sei più sveglio di me. Che uomo che sei! Ammetterlo così! Quanto ti sarà costato dirlo? L... No, Light, no! Non dire niente! Sei meglio te! Come nella puntata 12, quando ti dissi che eri persuasivo! Infatti l'hai appena dimostrato, anche oggi lascia a me l'onore di elencare i tuoi aggettivi! Perché tu sei... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso, empatico, sicuro, elegante, poliedrico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentile, uomo, autocritico, sognatore, ammirevole, rispettoso, premuroso, riflessivo... Easy. E... meritevole... di prendere il mio posto! Casomai dovessi schioppare, e visto che non me fate lavorare come voglio io, mi sa che... Ma che era una prova? La telefonata da L Freebooter, un quizzone del muori. Ancora, per vedere se da L Freebooter Light sarebbe potuto diventare il Real Deal L.
regolette del muori. La prima regola è una precisazione di quella dell'altra volta, quella che diceva che chi scrive prima il nome, indipendentemente dalla data e orario di morte, ha la precedenza. Ma se in due diversi Death Note viene scritto lo stesso nome con uno scarto di 0,06 secondi, che presumo sia un 666 mascherato, vabbè, non lo so, allora verranno considerati come scritti simultaneamente e la vittima designata, disegnata da Obata, non creperà. Uscio del culo! Vabbè, ma questa è proprio una regola accuratissima, una cosa più unica che rara, accurarissima, proprio per sto frangente. Ma quando succede? A questo ci pensano, ma al fatto che uno possa vendere il quaderno, sai, non voglio ammazzare, ma che davvero, non è così raro, lo vendo? No! Va bene. Seconda regoletta. Ogni Shinigami deve possedere almeno un libricino che non può essere ceduto. E un umano non ce può scrivere sopra in quello dello Shinigami personale che usa lui. E in piccolo aggiungo io, a meno che non te lo fregano. How could this happen to me? Infatti sia Ryuk che Rem ne avevano due quando l'hanno dato in giro. Torniamo alla puntata e all'avvenimento bello. Finalmente L e Light sono diventati amici veramente e si fanno i complimenti come due scolarette delle medie che iniziano a truccarsi. Saluto. Piccole angele, fate bene. Il rispetto reciproco delle loro abilità. Madonna che bello. Sei tanto bravo. Prendi il posto mio. Sono tanto fiero. Tu piccolo pezzetto di merda bianca di piccione, tua madre è un piccione e ti ha cagato in questo mondo. L'avessi dette a me ste cose, non t'avrei trattato così. Tu pensi veramente di prendermi per il culo come fai con sti scarti neuronali, deserti sinapnici, fatti personaggi secondari? Light, è così ragazzi, lo sapete pure voi. Siamo io e lui i protagonisti. Adesso io devo dire quello che realmente pensi. Ma no, lo condividi così, coi comuni mortali, con la plebe. Questi sono tutti i quizzoni del muori. In verità, L ha due teorie. La prima è che io sia chi e stia facendo la sceneggiata per farvi credere di non essere. E rimango fregato. La seconda teoria è che io sia Kira, ma guarda un po', ma che abbia perso veramente la memoria, come il conte cattivo, quando ho trasferito il mio potere a qualcun altro, sapendo però che prima o poi me lo sarei ripreso. E rimango fregato uguale. Wow. Non so se fare la faccia fiera o stupida. Le faccio tutte e due. È vero o no? No, 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 te lo flashi te. Pensi troppo, sì, vieta a mangiare un croissant. Ti strozzo con la catena. Va bene, sì, tu sei il primo Kira. Sempre detto, sempre saputo, dal primo momento in cui ti ho visto. Ma scusa, non lo pensi pure te? Adesso che hai perso la memoria, no? Non è vero! Non puoi saperlo! Visti tutti gli indizi, non penseresti che la persona più logica, quella che rispecchia tutti i cazzo di parametri del primo Kira, sia tu? Pensaci, sei tanto sveglio! Ryuzaki pensa che lo scopo di Kira sia diventare L, così da essere sia il killer che colui che gli dà la caccia. Cioè, proprio il top! Ma L! E me deve toccare. Nessuno può toccarmi! Che c'è? Guardami negli occhi! Ah, ma n'avevamo già fatta sta scena, già so dove andrà a parà. Tu pensi veramente che una volta catturato Kira, io potrei diventare un assassino cattivo? Dio di un nuovo mondo! Io non posso credere di aver procurato tanta sofferenza a tutte queste persone, mi perdoni. Lei pensa che io sia ancora la bestia che ero? Sì, te sei una merda. E io ti odio, cazzo. Questo è un personaggio negativo, soltanto negativo, che ai giovani trasmette un messaggio negativo, perché questo ammazza. Vogliamo pregare adesso con la gioia? No. M'hai fatto sprega 20 puntate da vita mia, quando lo so dall'inizio che sei tu. Ma devo convincere sta gentaglia. C'è la con Matsuda? Ce l'ho con tutti, vedi? Ma più con te, Matsuda. Non te fa ingannare dall'autrice! Non siamo amici! Me stai più sul cazzo del fogliettino dentro i biscotti da fortuna! Sembrano carini, ma so inutili, uno spreco di carta! Dicono cazzatine che vanno bene per tutti! Io voglio mangiar biscotto! E tu questo sei! Un biscotto da fortuna!
in attesa di essere spezzato. Secondo round, Duarte che Light si apre e poi si incazza perché non gli crede. Non gli piace essere rifiutato a Light. E ma chi gli piace dopo tutto? Boni? Va bene. E sono io quello che dice gli aggettivi. Ti uccido. Eh? Ti uccido. Basta, me ne vado. Tu vai a comprare le mele. Perché? Non lo so. Non te ne puoi annà. Siamo ammanettati. Ma noi vogliamo arrestarli subito quei sette, per salvare le vite. Ancora? Ma li abbiamo fermati. Non ammazzeranno più i capi d'industria. Abbiamo un mese di tempo. I capi d'industria. Ma le vite dei criminali. E dai, ma non vi accontentate mai. Vi odio tutti. Non lo so che ci avete oggi, ragazzi. Se siete veramente voi Kira o me volete rema contro, ma io vorrei vivere. Quindi da adesso in poi indagherò da solo. Arrivederci e grazie. Cos? Noi se siamo licenziati qualche puntata fa. Così funziona il settore privato, statali. Ha fatto bene Zau allora. Potrete continuare a usare il quartier generale, ma ognuno farà a modo suo. Ah sì, ma questo non è risolvere la discussione. È come se marito e moglie litigano, la soluzione è divorziare. Beh, sì. Hai giocato con i nostri sentimenti. Pensavo fossi diverso. È tutta la serie che faccio così, Ciro. Pure te un po' te le cerchi. Victim shaming. Che potrei accettare se la smetti di sprecare lo zucchero. Che cazzo fai? Cioè il caffè è stato assorbito cioè dai zolle. Hai fatto le zollette di caffè. È un monumento a follettina. Mi manca. Dove sei? Prendetela come una sfida. Abbiamo un mese di tempo. Il primo che cattura Kira vincerà. Me contro te. Chiamatemi lui. No, perché? Peggio, me contro tutti. Namo Light. Ma come? Ma tu contro tutti? Io sto dalla parte loro. Ma noi siamo legati dal catenone del destino. Il filo rosso. L'incanto Fidelius. Fideleus. Sì, ma non vale così. Te ne vai e porti via il pallone. Il pallone. Il giocatore migliore. Beh, è rimasto Matsuda. Sarendemo? No! Non abbiamo risolto niente, L! Io li arresto! Ok. E se poi te ne penti? Finalmente, che bello, Light! E appendice! Misa! Mantenga il distanziamento, per favore! Light, questo non vale per te! Sono la tua zona bianca! Bla 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 bla. Ma tu, quanto ami Light? Oh, lo amo come gli streamer amano i Prime gratis. Azza, una cifra. Ma ti piace pure Kira? Buono, L. Lo scus non è sterilizzato? Sì, sì, sono grande fan di Kira. Quindi sei una signorina di facili costumi. Come cazzo ti permetti? I miei cosplay sono complicatissimi. Fatti col Foam. Foam. Vergognati, devi scegliere tra i due. Allora, primo, io non devo fare un cazzo di niente. E se voglio me trombo Light, Kira e pure Watari, vuoi vedere? Lo faccio schioppare, eredito tutto, te butto in mezzo a una strada. A te e a tutti quei marmocchi con l'occhi da Kermit. Ma non mi va, te dice bene. Secondo, per chi m'ha preso? Ovviamente sceglierei Light. Kira è tanto bravo, ma ha vendicato i genitori, bla bla. Ma Light è bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, perfetto, fortunato, entusiasta, morire, talento, simpatico, sorriso, elegante, magnetico, obiettivo, atletico, comprensivo, pensativo, gentiluomo, autocritico. Quindi Misa voleva conoscere Kira per ringraziarlo. Ma non è una groupie, non è che ama Light in quanto Kira. Certo, è una parte, ma si è innamorata conoscendolo. Conoscendolo. È Satana, cazzo. Per l'aspetto si innamora. E perché dai ricerche ha visto pure che è bravo a scuola. C'è un vincente. E per Kira, vabbè. Cioè, stiamo proprio al top. Superficialina, eh. Però, fosse stato un altro, non si sarebbe innamorata. Però Light adesso vuole catturarlo, Kira. Vero, Light? Sta buono? Sentito? Da che parte stai? Non lo so, fammici pensare. Tu vuoi Light morto? No! Smettila di giocare col suo cervello. Non regge lei. Allora lo voglio catturare pure io! Ma Kira ha vendicato i tuoi genitori? Bisogna pensare al futuro! Anche loro lo vorrebbero per me! Quindi, oltre quello che t'ho detto prima, l'amore per Light addirittura supera l'ammirazione per Kira! Sei un po' una simp, eh? Simpa simpa! Ti panno! L è convinto. Scus! Se ho dubitato di te! Anche questo, indovina, era un quizzone del Muori! Davvero? Lui li fa... Era per capire quanto veramente l'amassi! Ah!
Devi far colpo pure sul mio amico, sai? Mi pare giusto. Ma non è vero! Ma adesso ho capito che il tuo amore è sincero. Mi leggi dentro! E siccome ora te voglio bene, mannaggia, non te posso più dire che il desiderio più grande di Light è che tu ci aiuti nelle indagini. Ma non te lo vuole dire per non metterti in pericolo. Ma se lo farai, lui ti amerà. Fidati! Non te lo posso dire! Light, io voglio... Non mi ricordo, era troppa roba. Aiutarvi nelle indagini. Aiutarvi nelle indagini! È il mio desiderio più grande! Perché? Ma non lo so! Elle, sei un mostro! L'hai fatto tu con Rem nella puntata 14, il patronus d'Harry Potter che dice cornuto all'asino! Io non ho fatto niente! Questa ci potrebbe crepà! Sto cominciando a sospettare che tu sia Kira. Abbiamo mai indagato su di te? Ricapitoliamo! Tu ami Light, ma ti piace pure Kira. Però ora Light sta indagando su Kira. E Kira lo vuole fa secco. Siccome tu non vuoi questo, adesso pure tu sei contro Kira, capito? Devi parlare lento con lei! E poi no! Questi sono sillogismi! Silloegismi! Di Aristotele! Della cultura ellenica! Te ricordi? Elena! Di Troia! Combo Grecia! Comunque avete la mia benedizione! Ryuzaki! Avevo detto che eri impervertito! Che sembravi l'omino bianco! Una mozzarella che dovrebbe prendere un po' di sole! Ma quello l'aveva detto il secondo Kira! E poi mi piace la mia pelle di porcellana! Ma adesso mi rendo conto che è stato tutto un misunderstanding! Bacettino! Amo, non te dà fastidio che te tocchino, eh? Sei distratto dai piaceri della carne. Per questo non raggiungerai mai il sogno! Sento che con te posso aprirmi! Sei proprio un caro amico! La parte finale della puntata è proprio Dosun Kira ai massimi. Giro giro tondo! Il dio di un nuovo mondo! Infarti a rotella! Tutti giù per terra! Finora ho retto, ma mi sa che il diabete mi viene adesso. Rimarcano ancora il fatto che saranno investigatori mondiali e killer pazzi. Chi è killer pazzo? Ma sono anche infantili, come dicono sempre. Entusiasti! Va che è presa bene! Ed è pur sempre un anime per gente giovane! Siamo tutti d'accordo che deve anche alleggerire. È un anime che sia un anime. Chiudiamo col piano. Sawyer Freebooter nella parte di Coil dirà alla Yotsuba che, guarda caso, la modella che aveva proposto Matsuda era stata accusata di essere il secondo Kira. Sì, va bene ragazzi, ma non staremo a esagerare. Non sospetteranno niente. Cioè, io fossi Kira, la prima reazione a sta notizia, Misa è il secondo Kira, sarebbe, sincero, cacamme sotto. Il secondo Kira m'ha trovato, ha mangiato la foglia. Che succede? Abboccheranno. Vabbè, le faranno tutte domande, gli chiederanno tutte cose. Ma lo vedi? È troppo periglioso. Tranquilli, io vengo dalla strada. Non sono infame, non tradisco. E questo è vero. Gli sapò di tutto a Misa, che è rincoglionita, ingenua, ma è decore. Oh, avevo spiegato il piano. Pure sta puntata l'avevo fatta. Arrivederci. Sì, sono proprio io, L. Questo è Death Note. Ammazziamo pure la quarta parete. Alla prossima puntata. Ne vedremo. Se lo dici te più a sprangate, non mi serve il quaderno. Delle belle. Vanna la sigla? Sono io il protagonista! Non ignoratemi! Che vuoi, mo? Sono 20 giorni che non esce un video! Non sono d'accordo! Se Kira la manipolasse per farsi dire tutto di te e poi la fa secca... Light, ti preoccupi per me? Da come l'ho posta mi sembrava chiaro che mi preoccupavo più per L. Non funzionerebbe, perché L ha fatto recuperare documenti tritati da Wedi, da Faccio Breve, dove si chiariscono alcuni punti belli. Tipo che Misa non potrebbe dire niente. Non tanto perché andrebbe contro la regola del fare cose contro la tua volontà, ma perché Kira dovrebbe scrivere L, il suo soprannome, visto che non sa il nome, e serve il nome sempre, anche per i fini secondari, non per forza la morte, tipo sparlottare su L, che non muore. Ma non va bene, serve sempre il nome. Questa è una piccola cosa carina. E io voglio aiutarti! Così lui ti amerà. Così tu mi amerai! Non funziona così l'amore! Che fai, vuoi comprarmi? E lo vedi che sei infantile? E poi una volta ha funzionato. Gli altri della Task Force, i rimasugli proprio robetta, assistono a sta sequela dei Ryukiful e sottotrame kawaii.
e un pensiero continua a farsi strada prepotentemente nelle loro provatissime menti. C'aveva ragione Aizawa. Fine! Se beccamo presto con lo specialino dei 300.000 iscritti! Me coglio!